Manuela, dove devo guardare? Ah, ok. In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio Book Sprint Edizioni, è con noi Sofia Spampinato. Ciao, benvenuta. Salve, Sofia. Salve, buongiorno. Tu chi sei? Già il titolo devo dire che è un bell'interrogativo, ma soprattutto questo è un invito alla consapevolezza. Sì. Quale consapevolezza, qual è stato questo percorso verso la consapevolezza? Allora, Tu chi sei è un testo che invita appunto il lettore a fermarsi un attimo dalla vita frenetica di tutti i giorni e in pratica a rileggere la propria vita alla luce di quello che è stato il racconto della mia storia personale. E infatti mi sono sempre detta, noi pensiamo di conoscerci perché ci guardiamo bene allo specchio o perché conosciamo il colore dei nostri occhi, insomma sappiamo quello che vogliamo dalla vita, però il percorso di conoscenza è molto arduo, lungo e a volte dura anche un'intera vita, ecco. Bene, nel testo che rappresenta un po' la mia storia, sotto forma di un diario filosofico, racconto un po' quella che è stata la mia strada molto dinamica di conoscenza interiore. Allora, diciamo che le prime dimensioni che io ho scoperto dentro di me ovviamente sono l'anima e la ragione. Entrambe, diciamo, narrate, descritte in maniera quasi fiabesca, che ho dato anche dei connotati molto tangibili, concreti, perché l'anima l'ho raffigurata come una bambina che cresceva inconsapevolmente dentro di me, con cui condividevo le mie gioie, i miei dolori, le mie passioni, mentre la ragione l'ho sempre vista come una vecchia signora al di fuori di me, la quale mi ordinava quello che dovevo fare e soprattutto sottometteva il mio sentire a quello che era più giusto fare ed essere. Poi parlo di quello che è stato il mio incontro con la filosofia, che successivamente si è rivelata la mia strada, la mia vocazione, la mia scelta di vita. E man mano che crescevo però mi sono resa conto come stavo compiendo un errore veramente importante, che era quello di assolutizzare troppo tante cose, o situazioni o persone che erano al di fuori di me, o addirittura la filosofia stessa. Però mi rendevo conto col tempo come in realtà tutte queste cose non riuscivano a darmi quella pienezza o quella serenità di cui avevo davvero bisogno. Allora diciamo che cominciai a pormi sempre di più delle domande. E il testo quando nasce? Il testo nasce nel momento in cui mi sono abbandonata al silenzio della natura. La natura che ha creato dentro di me le condizioni sufficienti e necessarie per poter attivare dentro di me quello che è stato questo processo di percorso interiore, ecco. C'è da dire che dentro di me è stato sempre presente un eco religioso. È dovuto sia ad una ereditarietà che porto da sempre, perché appartengo ad una famiglia religiosa, sia perché ho seguito di mio un percorso di scautismo durante gli anni dell'adolescenza, ecco. Però, essendo diventata adulta, la mia razionalità tendeva a controllare molto la mia vita e quindi questa presenza di trascendenza dentro di me si scontrava con quest'idea di razionalizzare tutto, perché la razionalità chiedeva delle spiegazioni e dei chiarimenti importanti, ecco, sui misteri della fede. Questi chiarimenti cominciano ad arrivare improvvisamente nella mia vita quando, in maniera per niente programmata, mi iscrivo alla scuola di teologia presso il seminario vescovile di Treviso, dove, diciamo, ho cominciato a rendermi conto di tante situazioni nuove. E allora, grazie a questo percorso, diciamo, che io sono gradualmente uscita da quella che definisco la mia superbia intellettuale, nel senso che il mio io era stato sempre fondato su delle certezze inutili che poi col tempo si sono rivelate delle traballanti palafitte. Quindi diciamo che dentro di me cominciava un po' questa lotta interiore tra filosofia, teologia, entrambe apparentemente mi conducevano su due direzioni completamente opposte, la teologia verso la rivelazione di Dio, mentre la filosofia verso un'indagine razionale dell'esistente. Fino a quando ho letto l'enciclica di Giovanni Paolo II, Fides et Ratio, in cui espone il Santo Padre una argomentazione molto interessante sulla funzionalità che ha la teologia per la filosofia e la filosofia per la teologia. Però questa domanda ancora mi restò, diciamo, incompiuta.
anche perché sul testo lei, io ho lessi che filosofia e teologia sono le ali dello stesso spirito che si innalza verso la ricerca di un'unica verità. Ma ancora non capivo io quale poteva essere questa verità. Ancora col tempo, andando avanti, diciamo, la vita mi pone esperienze nuove. E mi iscrivo ad un'associazione che fa servizio ospedaliero notturno, quindi comincio ad interagire col sofferente, col malato, e quindi comincio a vedere aspetti della vita che prima mi erano un po' sconosciuti o che sottovalutavo. Ho fatto anche un pellegrinaggio a Medjugorje, che per la mia vita si è rivelato davvero una doccia per l'anima. Ma la cosa più significativa è che incontravo persone che mi mostravano la fede non attraverso grandi argomentazioni filosofiche o metafisiche, ma proprio nella semplicità e nella bellezza dei gesti concreti, quotidiani, piccoli, gesti di amore, di carità e di servizio. Allora a questo punto davvero mi sono chiesta, ma qual è il senso della vita? Su cosa devo fondare la mia esistenza? Perché mi rendevo conto come stare con chi davvero ha bisogno mi dava quella pienezza che non riuscivo a trovare in migliaia di libri che avevo già letto. Nel momento in cui ho staccato il filo elettrico del cervello, no? E mi sono completamente abbandonata a quello che era il silenzio della mia interiorità, allora posso dire che Dio è davvero entrato nella mia vita. È entrato nella mia vita e non l'ha cambiata, perché la mia vita è rimasta uguale. Però sono cambiata io nel modo di viverla, nel senso che non mi affanno alla ricerca di ciò che non ho, ma cerco di valorizzare ciò che ho e comincio a dare davvero importanza alle cose valide della vita. E fu da quel momento in poi che mi sono davvero svegliata. Mi sono svegliata e ho cominciato a prendermi davvero cura di me stessa, ma sai, nella semplicità delle cose, a prendermi cura del tempo per me, a dedicarmi agli altri, e quindi gradualmente mi sono resa conto come riuscivo ad amarmi di più e quindi ad essere più capace di creare relazioni responsabili fondate proprio sulla capacità del dono, questo dono gratuito di sé, e quindi sfuggendo a quella che è la logica del profitto, dello scambio a cui siamo abituati purtroppo a vivere. E in questo tuo lungo e tortuoso percorso riesci poi finalmente ad arrivare alla felicità. Secondo te la felicità è possibile? Beh, secondo me la felicità è possibile nella misura in cui l'uomo impara a conoscersi. Perché se tu una cosa la conosci, riesci a gestirla. Se noi conosciamo i nostri limiti, se noi conosciamo le nostre potenzialità, riconosciamo le nostre ferite, i chiodi che portiamo nella nostra vita, allora avremmo davvero una marcia in più per autogestirci e per creare attorno a noi le condizioni necessarie per godere del dono della vita, ma attraverso il dono. Quindi non si può essere felici se non ci si conosce e se non ci si educa all'amore. Tu all'interno del libro citi anche la bellezza di Dostoevskij. Perché? Beh, Dostoevskij si chiedeva se la bellezza salverà il mondo. Beh, secondo me sì, la bellezza potrebbe salvare il mondo, nel senso che nel testo comunque c'è un'indagine anche molto accurata sulla nostra società, che è molto fondata sull'apparenza, che quasi ci schiavizza, ci ossessiona a quell'idea di perfezione, alla logica del profitto, quando in realtà la perfezione in questo mondo non esiste, quando invece la bellezza è messa lì, si dona gratuitamente, in tutta la sua grandiosità. Poi mi rendo anche conto come i mass media, i telegiornali, le TV parlano solo di notizie negative, di guerre, e quindi l'uomo gradualmente si è quasi disabituato a cogliere la bellezza delle cose, a stupirsi per le emozioni belle, ad esaltare il valore delle cose preziose che ci stanno attorno, ecco. E quindi secondo me la bellezza è un veicolo importante, riconoscere la bellezza è un veicolo importante per stare in silenzio con se stessi, amarsi e poi per ritrovare questo dono dell'amore. Perché l'uomo sì dovrebbe recuperare l'amore, ma prima di recuperare la capacità di amare dovrebbe recuperare se stesso. Ecco, solo attraverso questo percorso secondo me è possibile raggiungere la felicità, senza idealizzarla, ma riuscire a viverla nelle piccole cose.
tu in questo tuo percorso di consapevolezza arrivi finalmente poi anche a Dio. Chi è Dio per te? Beh, questa è una bella domanda. Chi è Dio per me? Sembra banale dirlo, ma Dio per me ormai è diventato il mio tutto, nel senso che ho creato con lui una relazione d'amore, di amicizia molto intima. E condivide con me i miei sogni, le mie cose belle, le mie sofferenze. Però, come dire, mi rendo conto che l'amore che io ho ricevuto da Dio è difficile da trasmettere agli altri, perché fondamentalmente oggi è molto complicato parlare di Dio. Sì. Per cui mi sono chiesta quale può essere il modo per poterlo condividere. Il modo per poter condividere l'amore che io ricevo da Dio è quello di trasmetterlo all'altro, accettando gli altri così come sono, cercando di perdonare ancor prima che mi venga posta la richiesta di perdono. E donandomi senza aspettarmi nulla in cambio, ovviamente nei limiti della nostra dimensione umana, attenzione, questo voglio sottolinearlo, perché Dio non ha bisogno di grandi discorsi metafisici. Dio va donato con gesti concreti di amore e di servizio verso l'altro. Che cosa vorresti dire al tuo lettore? Beh, ai miei lettori vorrei dire tante cose. Innanzitutto di dare valore alla propria vita, quindi di fermarsi un attimo dalla vita frenetica di tutti i giorni e di rileggere la propria vita alla luce dell'amore, della carità e del servizio. Perché io sono convinta che i miracoli possono accadere, ma non accadono dall'alto, chissà per quale evento provvidenziale, perché i miracoli accadono attraverso la partecipazione umana. Quando? Quando l'uomo sceglie sempre la via del bene. Quando dinanzi alle situazioni di egoismo, di corruzione, di indifferenza, di sopraffazione, l'uomo acquisisce la forza di rispondere sempre solo con l'amore. Perché non basta dire io mi conosco, è necessario amarsi. Non è sufficiente dire ho qualcuno accanto, è fondamentale prendersene cura fino in fondo. Come non è sufficiente dire io sono credente se poi non testimonio l'amore che ho nell'altro e per l'altro. Per cui chiedo davvero ai miei lettori di fare quello che vogliono nella vita, di seguire le proprie aspettative, di lottare per i propri sogni, e di seguire la propria strada, ma di fare tutto con amore, perché secondo me è l'amore che fa la differenza oggi. L'amore è quella condizione che annulla le divergenze e che unifica tutto. Infatti nella copertina esterna del libro dico proprio che nessun uomo è così forte da poter vivere senza amore. Non siamo onnipotenti, ecco, siamo persone finite. E ciò che veramente salta il nostro spirito e che può renderci felice è imparare davvero ad amare, a volerci bene. Perché anche dai cuori più tetri, anche dalle sofferenze più grandi, possono sempre uscire farfalle libere. Ed è un messaggio di speranza che voglio lasciare ai miei lettori, quello di non andarsi mai per vinti, perché non è mai troppo tardi per imparare ad amare, ma si può imparare ad amare solo se ci si conosce davvero per bene. Quindi la mia risposta è la fede, ovviamente, però ciascuno segua la propria strada, ok? Ma l'importante è che viva il dono della vita con profonda consapevolezza. Un percorso molto lungo, arduo forse, ma sicuramente che ha tratto i suoi frutti, il tuo percorso verso la consapevolezza. Grazie mille Sofia Spampinato per essere stata con noi. Grazie. Tu chi sei? Un invito alla consapevolezza.